Buonasera, sono con il sindaco di Siena, Bruno Valentini. Siamo in un momento molto importante di questa consiliatura. Sta partendo in questi giorni la stesura del piano operativo e la revisione del piano strutturale. Probabilmente questo sarà uno degli atti più importanti di questo mandato. Domando cosa ci aspetta e le sensazioni di questo lavoro. Sì, è vero. Siena è una città famosa nel mondo per la sua struttura architettonica, urbanistica, nonché per gli aspetti sociali legati alle sue tradizioni. Quindi noi abbiamo un grande compito che è quello di avere delle norme che consentano da una parte di salvaguardare questo patrimonio culturale, artistico e architettonico e dall'altra di rendere possibile vivere e lavorare qua con norme semplici, ispirate da una riduzione del consumo di suolo e che consentano il recupero degli immobili, cosa non semplice in questo momento di crisi edilizia, che quindi ha bisogno di norme trasparenti, imparziali e facilmente leggibili da parte di tutti. Abbiamo già fatto cose importanti, cambiando più della metà delle norme nell'ottica della semplificazione e salvaguardando le previsioni urbanistiche più semplici, quelle a minore impatto ambientale, sia l'Italia, attraverso l'iniziativa del Parlamento, sia la Regione, chiedono di avere una particolare attenzione al tema della tutela paesaggistica e al risparmio di suolo, quindi attraverso un contenimento delle nuove edificazioni. Noi lo faremo, siamo certi che su questo i cittadini saranno con noi. Abbiamo soprattutto bisogno di definire cosa si può fare con gli immobili esistenti, con norme non ambigue, che rendano possibile il recupero e l'utilizzo in un momento come questo, che essendo di crisi economica, deve essere incentivante per il recupero e per la riqualificazione energetica e anche dal punto di vista, antisismico. Siena non ha bisogno di costruire di più, ma di costruire meglio. Ciò che è stato fatto nel passato non sempre è in linea con la storia, importante della nostra città dal punto di vista urbanistico. Cercheremo anche di porvi rimedio. Crediamo che in un tempo ragionevole, consultandoci con gli operatori del mestiere, ma soprattutto con i cittadini, saremo in grado di proporre alla città un buon piano, costruito in sintonia con le ambizioni e le aspirazioni della Regione, che, rimetterà nelle mani dei cittadini, dopo i 5 anni del precedente regolamento urbanistico scaduto, e non è una disgrazia che sia scaduto, perché probabilmente molte norme andrebbero ripensate, se non addirittura cancellate, in modo che sia possibile avere a disposizione uno strumento di sviluppo, di salvaguardia e soprattutto che garantisca l'alta qualità della vita del nostro territorio.